Il giorno di Pentecoste lo Spirito irrompe nella casa dove si trovavano gli Apostoli e la comunità cristiana, apre le porte e la Chiesa esce iniziando la missione di annuncio. Pietro ha tenuto il primo solenne discorso che Luca rielabora e propone nel capitolo 2 degli Atti. Quelli che ascoltarono il discorso di Pietro si sentirono trafiggere il cuore. Quelle parole furono come una spada, come un'arma che li toccava nel vivo. Pietro ha cominciato con il grande apostolico cherigma apostolico, annunciato cioè che Gesù è il compimento della parola profetica che è l'inviato di Dio, condannato ingiustamente a morte, risuscitato da Dio ed è il datore dello Spirito. Ha dato l'incarico agli apostoli di essere suoi testimoni. E adesso coloro che sono stati responsabili della uccisione right, di quel giusto devono prendere in considerazione lo sbaglio giudiziario. Se Dio è intervenuto facendo risorgere quell'uomo, ha dimostrato che era giusto e quindi la sua condanna è stato un clamoroso errore giudiziario. Come rimediare? Eh, ormai non si può far sì che ciò che è stato fatto non sia fatto. Chiedono che cosa dobbiamo fare, fratelli? Come riparare? a quel danno e la proposta di Pietro è semplice pentitevi metanoesate è il verbo con cui Gesù aveva iniziato la predicazione in greco vuol dire cambiare mentalità il pentimento è il riconoscimento di uno sbaglio commesso e quindi il cambio di prospettiva Volere diversamente da come volevo prima. Quando ho fatto quel peccato è perché credevo che fosse bene. Adesso mi rendo conto di avere sbagliato e cambio mentalità. E per segnare questo cambiamento di mentalità nei confronti di Gesù, Pietro propone: Ciascuno di voi si faccia battezzare. Nel nome di Gesù Cristo, per la remissione dei vostri peccati. Dopo riceverete il dono dello Spirito Santo. Quello che gli Apostoli hanno ricevuto, adesso lo comunicano, trasmettono ad altri quel dono di grazia, ma il dono Passa attraverso un segno sacramentale che è il battesimo, cioè una immersione. Urbanisticamente, questo episodio si ambienta dentro Gerusalemme nella zona dove c'era e c'è ancora il cenacolo, cioè quella sala. Nel palazzo che ospitò Gesù. I discepoli erano ancora ospiti in quella casa, escono e nella strada, su una piazza lì vicino, tengono il discorso. Per poter battezzare, come dice il testo, 3.000 persone, serve dell'acqua. E in quella zona abitata da famiglie di Esseni c'erano lavatoi, piscine, vasche proprio destinate alle abluzioni tipiche di questo gruppo di Ebrei. E probabilmente nel quartiere degli Esseni avvengono queste prime. Celebrazioni di battesimo. Gli apostoli immergono 3.000 persone. È una cifra notevole. Probabilmente Luca l'ha anche ingrandita o ha reso simbolico questo momento iniziale. Un grande numero di persone in quella occasione aderì a Gesù. E quando uno dall'esterno aderisce all'annuncio degli Apostoli, per entrare nella comunità, passa attraverso il rito, attraverso il sacramento della immersione nel nome di Gesù. Cioè vengono sacramentalmente uniti alla persona stessa di Gesù. E questo rito ottiene la remissione dei peccati e il dono dello Spirito Santo. Due effetti. Da una parte c'è quello negativo di rimozione, viene tolto il peccato e dall'altra c'è l'aspetto positivo, viene dato lo Spirito, viene rimossa quella mentalità negativa e versato l'amore di Dio nel cuore delle persone disponibili. A questo punto, alla fine del capitolo 2, nei versetti 42-48, Luca inserisce il primo sommario. Ce ne sono alcuni in questa prima parte degli atti. Sono dei quadretti ideali con cui il narratore descrive ciò che era tipico, comune, abituale nella vita della comunità cristiana primitiva. Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere. Quattro elementi di assiduità. Il primo è la didache, cioè l'insegnamento degli apostoli. La comunità si raduna intorno al gruppo degli apostoli, testimoni oculari, garanti fedeli di quella esperienza fondativa che è stata l'opera di Gesù. La seconda assiduità riguarda la coinonia, cioè l'unione fraterna, la comunione dei beni, il fatto di andare d'accordo e di mettere tutto in comune. Poi viene la Clasis Tuartu, è il nome più antico che abbiamo della messa, dell'Eucaristia, la Fractio Panis. Il rito centrale infatti prevedeva che il pane azimo venisse spezzato. Era un unico grande pane che veniva fatto a pezzi e distribuito ai commensali. Quello che Gesù aveva fatto nell'ultima cena come fatto straordinario, pasquale, diventa abituale tutte le domeniche, tutti i giorni. Spezzare il pane vuol dire celebrare la messa. Vivere l'esperienza di mangiare con il Signore risorto, ascoltare la Sua parola attraverso l'insegnamento degli apostoli, mettere insieme i beni, spezzare il pane e pregare è una specie di messa nella sintetica formulazione di questi quattro elementi. cioè una celebrazione eucaristica che diventa il motivo esplicativo di tutta la vita di questa comunità cristiana. Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Questo gruppo era guardato con soggezione con rispetto, perché gli apostoli compivano opere straordinarie. Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune. Chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno tutti insieme frequentavano il tempio e spezzavano il pane a casa, prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo la stima di tutto il popolo. Dopo la sintetica proposta dei quattro elementi iniziali, Luca ha ampliato il bozzetto. Ha descritto una vita di comunità che abbraccia decenni. Non sono i primi giorni, ma sono i primi anni, i primi dieci, venti, trent'anni dell'esperienza comunitaria a Gerusalemme. Non ha notizie dettagliate, precise, di molti fatti e quindi riassume con questo sommario il quadro ideale di una chiesa che vive le conseguenze pratiche di quella parola ascoltata. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. È una comunità in crescita, è il Signore che opera e aggiunge nuove persone. Nel capitolo 3 Luca racconta un episodio emblematico che attira la sua attenzione. È il miracolo compiuto da Pietro che guarisce uno storpio. Ha detto nel sommario che per opera degli apostoli avvenivano prodigi e segni. Adesso ne racconta uno in cui mette delle particolari intenzioni simboliche. È un gesto molto simile a quello compiuto da Gesù. Si racconta nel Vangelo di guarigioni di paralitici e Luca sceglie di raccontare come primo episodio miracoloso proprio la guarigione di un paralitico, cioè di un uomo che non può camminare con le proprie gambe e viene abilitato attraverso l'opera dell'apostolo a recuperare la sua umanità. Un giorno Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera verso le tre del pomeriggio ci ha detto già che abitualmente andavano nel Tempio, quindi non hanno rotto con la tradizione giudaica. Gli apostoli di Cristo continuano a frequentare il Tempio e vanno per i momenti di preghiera. Ad esempio l'ora nona, che per noi sono le tre del pomeriggio, è un momento tipico di raduno per la preghiera. Pietro e Giovanni salgono al Tempio, perché il Tempio è sulla collina più alta di Gerusalemme, quindi da qualunque parte della città ci si muova, si sale al Tempio. Qui di solito veniva portato un uomo storpio fin dalla nascita e lo ponevano ogni giorno presso la porta del Tempio, detta Bella. È la porta principale che dalla spianata dava accesso all'atrio delle donne. Un uomo conosciuto da tutti, storpio dalla nascita, quindi non semplicemente un incidente che lo ha bloccato, ma una malattia congenita. E quindi un particolare significativo, è un uomo che non ha mai camminato, che non è mai stato capace di camminare. Ed è un uomo che abitualmente era portato lì, presso una delle porte principali del Tempio, per chiedere l'elemosina. Quindi non solo gli abitanti di Gerusalemme, ma i pellegrini erano abituati a incontrare quel personaggio. Questi, vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel tempio, domandò loro l'elemosina, come faceva con tutti, così anche a questi due chiese un po' di soldi. Allora Pietro lo fissò, lo guardò insieme a Giovanni e gli disse: Guarda verso di noi. Si ferma, attira l'attenzione, incrociano gli sguardi, da uomo a uomo si fissano negli occhi. Lui, lo storpio, si aspetta semplicemente di ricevere un'offerta, magari un'offerta un pochino più consistente, visto che qualcuno ha attirato la sua attenzione. Ma Pietro gli disse... Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, cammina. È una frase emblematica. Pietro non ha un tesoro, non possiede soldi, oro e argento, e non ha dei contributi da dare in questo genere ma ha qualcosa di più, ha la potenza di Cristo. Non è lui che fa il miracolo, nel nome di Gesù Cristo Nazareno cammina. Gesù diceva, io ti dico, alzati e cammina, giovinetto, alzati, io te lo dico. Pietro no, Pietro non ha l'autorità di comandare, Pietro è un mediatore rappresenta Gesù nel nome di Gesù dà a quell'uomo la capacità di camminare è un gesto miracoloso è un intervento terapeutico quell'uomo nato storpio era incurabile dalla medicina del tempo e Pietro ottiene in un istante che quell'uomo acquisti le normali capacità umane. Quello che ho, te lo do. Ecco l'immagine sintetica della predicazione apostolica. Pietro ha Gesù Cristo, ha la forza dello Spirito e quello che ha ricevuto, lo comunica. E quello che comunica attraverso i sacramenti, nel battesimo, nell'Eucaristia, è una potenza Terapeutica, che fa guarire, rende l'uomo capace di camminare con le proprie gambe. Presolo per la mano destra, lo sollevò. C'è una mediazione anche simbolica: Pietro dà la mano a quell'uomo, lo prende per mano e lo tira su. C'è un contatto fisico fra Pietro e lo storpio. C'è una trasmissione di quella potenza divina che opera nei discepoli di Gesù. Di colpo i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono e balzato in piedi camminava ed entrò con loro nel Tempio camminando, saltando e lodando Dio. Immaginate la gioia di quest'uomo che non ha mai camminato, la gioia di poter mettere i piedi per terra e di sentire che le gambe lo reggono, non solo cammina ma si mette a saltare come un cerbiatto e con la bocca loda Dio, non loda Pietro, riconosce che è Dio che ha operato attraverso Pietro quel portento. Tutto il popolo lo vide camminare e lodare Dio e riconoscevano che era quello che sedeva a chiedere l'elemosina alla porta bella del Tempio ed erano meravigliati e stupiti per quello che era accaduto. Con abilità Luca introduce un motivo per proporre un altro discorso. Il gesto miracoloso compiuto da Pietro provoca meraviglia e stupore, e la gente si domanda: ma cos'è successo? Come è possibile? L'abbiamo sempre visto paralizzato, non può essere neanche un trucco, perché erano anni che lo vedevano. Che cosa è capitato a quest'uomo? Di fronte alla domanda dello stupore. Pietro offre la risposta. Compie un'azione, poi propone una parola. Notiamo che il narratore mette sempre a fianco anche Giovanni, sebbene sia una presenza silenziosa. Fa tutto Pietro, ma viene sempre ricordato in coppia con Giovanni. Pietro e Giovanni salivano al Tempio. Guarda verso di noi. Lo storpio che ormai cammina normalmente teneva Pietro e Giovanni. E loro tengono questo discorso. È un secondo discorso cherigmatico, cioè che presenta il contenuto della predicazione essenziale degli Apostoli, come quello fatto nel giorno di Pentecoste, così in questo caso. Viene sintetizzato il messaggio centrale. Si presenta Gesù, inviato di Dio, Cristo e Signore, risuscitato dai morti, capace di dare all'uomo la capacità di camminare con le proprie gambe. Aderire a Gesù dà questa possibilità, abilita l'uomo a camminare bene. Stavano ancora parlando al popolo quando sopraggiunsero i sacerdoti, il capitano del tempio e i sadducei, irritati per il fatto che essi insegnavano al popolo e annunciavano in Gesù la risurrezione dai morti. Sono sadducei, sono i capi dei sacerdoti, che non credevano nella risurrezione dei morti e quindi non accettavano assolutamente che fosse vero il fatto che Gesù è risorto. Tanto più dava fastidio che annunciassero la risurrezione dei morti applicandola a Gesù. Li arrestarono e li portarono in prigione fino al giorno seguente. Ormai era sera. Stavano andando a pregare per le tre del pomeriggio. Poi si sono persi in quell'azione così importante, non sono andati a pregare. Hanno guarito lo storpio e si è creato un trambusto nel Tempio per cui Pietro si è messo a parlare e alla sera arrivano i capi del Tempio, mettono le mani sugli apostoli e li portano in prigione. Il giorno dopo si radunarono in Gerusalemme tutti i pezzi grossi del Sinedrio, quelli che appartenevano a famiglie di sommi sacerdoti. Ne elenca alcuni. Anna, Caifa, Giovanni, Alessandro, i primi due li conosciamo dai Vangeli, sono i due responsabili della condanna a morte di Gesù e gli altri sono membri di illustri famiglie sacerdotali. Chiedono agli apostoli con quale potere o in nome di chi avete fatto questo. L'episodio dello storpio continua a produrre degli effetti. E Pietro tiene un terzo discorso carigmatico, che Luca naturalmente rielabora. Alle autorità del Sinedrio Pietro spiega il senso della storia. Questa volta ha il coraggio inaudito di dire a quel caifa in persona che è il responsabile. Pochi giorni prima Pietro aveva avuto paura della serva del Sommo Sacerdote e aveva giurato e spergiurato di non conoscere Gesù, temeva di rimetterci. Adesso ha un coraggio da leone, arrestato di fronte a tutte le massime autorità del Sinedrio, con una grande parresia, cioè franchezza, libertà di parola: dice: Voi siete responsabili. Avete agito per ignoranza, lo so, ma le cose sono andate così. Quello che voi avete ucciso, Dio lo ha risuscitato. E non c'è altro nome attraverso il quale si possa essere salvati. Quell'uomo che voi avete visto camminare è stato guarito da Gesù. È la sua potenza che risana ed è l'unica strada possibile. I capi del Sinedrio non sanno che cosa fare e rimettono in prigione gli Apostoli. Cercano perlomeno di sopire, di nascondere, di far tacere. Non hanno argomenti contrari. Vogliono però far finire questa predicazione che ritengono negativa e pericolosa.